Ed eccoci qua, ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Final Fantasy XVI. Ok, abbiamo fatto quella parte di trama nello scorso episodio, andatevela a recuperare. Sono passati tipo 5 anni, ma non so se attaccherò le due parti perché il video sarà venuto bello lungo, ma in tal caso sì. Allora, dobbiamo andare al rifugio, il nuovo rifugio, suppongo. La notte di 5 anni fa distruggemmo il loro simbolo di speranza, ma non diremo mai il motivo. Per questo ci credono la causa delle sofferenze. Agiamo per dare loro un futuro, ma ciò che vedono sono le condizioni attuali. Un bubbone va prima inciso per farlo guarire. Continuo a chiedermi se abbiamo fatto la scelta giusta. Quando Sid ha detto di voler creare un mondo dove potessimo scegliere per la nostra vita. Non gli interessava che le nostre scelte fossero giuste oppure no, ma che fossero nostre. Mi manca. Un mondo in cui vivere e morire da pari. È questo che voleva. Che vogliamo tutti. Ecco il perché del suo nome. Ed è per questo motivo che portiamo avanti le sue idee. E non permetterò in alcun modo che qualcuno ci ostacoli. Ci siamo, piccioncini. Casa dolce casa. Casa dolce casa. Otto ha chiesto notizie di te. È meglio Sì, se vai da sì. lui. Ah, mai un momento di noia. Ma... Bentornato, Sid! Grazie. Sbrigati con quel tronco e avremo finito. Probabile. Beh dai, non... Qualcuno si è unito alla nostra causa allora. Le operazioni sono sospese fino a nuovo ordine. Sì, capitano. Ah, eccoti, Clive. Stamani è giunta notizia delle tue avventure. Victor ti ringrazia. Quel branco di idioti non mancherà nemmeno a Kupka. E neanche uno dei portatori che abbiamo salvato è voluto venire con noi. Nessuno ci tiene molto a unirsi a un fuorilegge. Ci sono delle novità per caso? Niente di particolare. Gav è ancora via a spiare l'esercito repubblicano. Dovrebbe tornare a momenti. Capisco. Se serve sarò nella sala della mappa. Non riesco proprio a inquadrarla. Non ci sono posti migliori dello scafo di un'aeronave in pezzi per stare incollati a un libro. Eppure è qui che ha scelto di stare. Avrà di certo le sue ragioni. Ma qui abbiamo...
Una bacheca? Ehi, chi è questo? Vivian? Spero di non disturbare. Tornato dalla missione? Inizio a pensare che la tua abitudine a sopravvivere non sia dovuta alla mera fortuna. Si potrebbe dire anche di te. Vivian l'immortale. Per tua informazione, solo 4 volte hanno attentato alla mia vita. E nessuna di queste è degna di nota. Dunque, a che cosa devo l'onore? Devo credere che tu sia qui per una delle mie lezioni? È così improbabile. Molto bene, allora. Cominciamo dalla situazione del regno? Al momento sembrerebbe trovarsi, chi l'avrebbe mai detto, alla mercé di eserciti e fuorilegge. Beh, principalmente eserciti. Ma non per mancanza di tentativi, giusto, Clive? Ma la vera domanda è... come siamo finiti qui? Sebbene Ciclonia abbia vissuto a lungo sotto il dominio di Sunbreak, non è da molto che la piaga ha cominciato a strappare via sempre più terre. Proprio per questo motivo continuano a muovere guerra ai rivali oltre lo stretto, nella speranza di reclamare qualche pascolo. Ma Walud preferirebbe vendere la spada di Odino che cedere Cineria. Così l'impero paga a caro prezzo ogni singolo filo d'erba sotto gli stivali sambrechiani. Non bisogna stupirsi che Silvestre stia puntando al dominio cristallino, un bersaglio più facile e benedetto da altrettanto etere. Ormai 5 anni fa, mentre voi eravate occupati a distruggere Testa di Drago, l'impero ha fatto la sua mossa, soggiogando il territorio neutrale a lui vicino. Una nazione che legittimamente vantava di essere il centro del mondo. Di certo il luogo ideale per stanziare un esercito. E da lì il Sacro Impero può raggiungere facilmente i gemelli. Il patto di non aggressione era l'unica cosa che li teneva a bada. Ma se l'hanno violato senza alcuna provocazione, è solo questione di tempo prima che ci sia una reazione degli altri. Il Sacro Impero, la Repubblica di Dalmechia, il Regno di Walud e, naturalmente, i nostri amici di Aeran. Mi domando chi sarà a restare quando l'ultima goccia di sangue sarà versata. Tu sei nata a Sponde Gemelle. Non temi per la tua patria? No, sul dominio si radunano sempre le nubi più oscure. Eppure, nonostante tutto, ha resistito ogni volta. E passata questa tempesta, sono sicura che lo troveremo ancora lì. Ora, come forma di pagamento per la lezione di oggi, porta a termine una semplice commissione e ci considereremo pari. Pari? Capito. Riporta per me questo testo al vecchio Biblio. Puoi dirgli che era... accettabile. Immagino sia il caso di far visita al nostro storico. Ora sbloccheremo altre cose dal vecchio. Là. Saggio Arpocrates. Ecco un nome che non sentivo da parecchio tempo. Da così tanto che avevo quasi dimenticato fosse il mio. Bentornato, Clive. Ci sei mancato, come sempre. Credo che questo sia tuo. È stata Vivian a mandarmi. Già, la nostra studiosa divora libri più in fretta di quanto Ted faccia con le crostate. Vorrei poter dire lo stesso, ma purtroppo non sono più nelle condizioni per simili piaceri, che si tratti di parole o di crostate.
Comunque, ho continuato le mie ricerche sulla creatura che ha incontrato a testa di drago. Ma senza l'accesso alle grandi biblioteche di Oriflammo o del Dominio, purtroppo temo di aver trovato ben poche informazioni. Mi spiace. No, non scusarti. Avvertirò i miei collaboratori. Forse potremo fornirti altri libri. Temo che non servano altri libri, ma solo quelli giusti. Forse cerchiamo nel posto sbagliato. Ci sono ancora biblioteche a nord. Vedrò che posso fare. Molto gentile. In questo mondo in pochi asseconderebbero i capricci di un vecchio storico stanco. Stanco, ma sempre a rubacchiare i semi di Kupo, eh? Ne ho sempre le tasche piene. Li rubacchia ai moguri. Bravi. I moguri non esistono, lo sanno tutti. Sembra stiano bene. Sì, ma ridono troppo poco per essere così piccoli. Sentono molto la perdita dei genitori, ma lo nascondono bene. Titano ci ha tolto molto quella notte, ad alcuni più che ad altri. E le ferite che restano non guariranno in fretta. Lasceremo loro tutto il tempo che serve. Certamente. Così come devo lasciare a te il tempo per riprenderti. Buona giornata. A te. Gav tornerà presto. Devo riposare finché posso. Allora, vediamo un po'. Ho visto che qui c'è qualcosa. Appena tornato è già impegnato a risolvere i problemi di tutti. Ti dona, Clive. Si sposa col broncio. Avevo del tutto dimenticato cosa significasse non avere il marchio. Cosa significasse essere me stesso. E tutto questo grazie a te. Il grosso è merito del bisturi. Ah, dimenticavo. Un corriere ha portato una lettera di Gav. È sulla scrivania. Niente Stolas. Va bene, darò un'occhiata. E poi va a riposarti. Però il marchio gli dava un certo fascino, devo dire. Che cosa avrà da dirmi Gav in una lettera? Ah, boh. Ah, è rimasto del pas... Ah, dov'è il cuore? Ora qua. Ma quella è sporca di sangue. Sei qui per affari o per piacere? Su, forza! Oh, Elisir, compriamoli. Spero proprio che sia tutto. Fila via adesso! Sei tornato, eh? Forgio qualcosa per che te. Che bella questa. Levin bot. Frammento di fiamma. Nemmeno un graffio, eh? Punta del vento. Ah, queste non le posso ancora fabbricare. Urlo tempestoso non lo posso ancora fare perché mi serve il frammento del vento. Alla prossima. Vediamo un po' qua la lettera di Gav. Aspetta un attimo. Il giuramento. Quando... ok. Però
rapporti, le lettere, le missioni di Clive sono segnate la scrivania in camera sua. Arriveranno sempre nuovi messaggi, quindi ricordati di controllare la scrivania quando torni dal rifugio. L'esercito repubblicano marcia contro l'impero a Sponde Gemelle e gli uomini della roccia sono stati chiamati al fronte. Scommetto che qualcosa di grosso bolle in pentola. Ti racconterò tutto al mio ritorno. Gav. Che cosa ti ha detto Gav? L'esercito repubblicano è in marcia. Ha lasciato Hugo Kupka a capo di Randella. Con lui e i suoi uomini occupati a difendere la capitale, ci saranno meno problemi. Buone notizie, direi. Più che buone. È la nostra occasione, quella che aspettavamo. Guarda quanta strada abbiamo fatto. Tutto quello che abbiamo, gli amici, il rifugio, non sono motivo di gioia. 5 anni. 5 lunghi anni. Se solo potessi controllare il mio potere, avremmo ottenuto molto di più. Ma ogni volta che lo invoco, è come se qualcosa mi trattenesse. Evocare un Eikon richiede un prezzo molto alto da pagare. E il tuo corpo questo lo sa fin troppo bene. Sta solamente cercando di salvarti da te stesso. E i miei fardelli ricadono su di te. Questa nostra missione mi ha portato a dubitare di tutto quello in cui credevo. Ma c'è una cosa che è diventata molto chiara. I cristalli prendono più di quanto danno. In cambio di un conforto momentaneo, sopportiamo una vita piena di dolore, guerra dopo guerra, perdite su perdite. E ora ci privano delle nostre stesse case, lasciando solo polvere e cenere. Ma tu cerchi di cambiare le cose, noi cerchiamo di cambiare le cose. Per me non è un fardello. Lo so, ma... Non dimenticarlo. Siamo qui perché Joshua ci ha donato una seconda occasione. E sarebbe veramente un peccato sprecare tale dono. Infatti, lui era lì. Non era un'illusione. L'ho sentito chiamare Ultima. Se Joshua è ancora vivo, allora cercherà quella cosa. Secondo te tornerà mai? Di sicuro. E noi dobbiamo essere pronti. Senza cristalli madre. A Sid. Così il Nord è perso. Sapevo che la piaga si diffonde velocemente, ma questo è molto peggio di quanto potessimo solo immaginare. È questione di tempo, i gemelli verranno inghiottiti. Il mondo sta marciando verso la sua fine, mentre noi brancoliamo alla cieca. Dimmi, fratello, sono vani questi sforzi?
Maestro Clive, un momento, se... Ah, mi dispiace, io non volevo... interrompervi. Niente affatto. Stavamo discutendo una strategia. Parla pure, Otto. Marta della locanda è sparita. Comunque, mi trovate in mensa quando avrete finito. Molto bene. Tempesta incombente. Cosa avrà spinto Marta a lasciare il rifugio? Se è successo qualcosa a Marta, dobbiamo parlare con Otto. Otto! Oh, mamma mia, mai un attimo di pace. Cosa sappiamo, Otto? Alcuni ragazzi della guarnigione imperiale di Rosaria hanno scatenato una rissa al rifugio di Marta. Ossa rotte, sangue dappertutto. Il solito. Ma in mezzo al trambusto, Marta è scomparsa, senza avvertire nessuno. E questo non è da lei, Clive. Qualcosa non va. Per te è pianificato? Diamine, certo che sì. È da Pozza Orientale che l'impero sta provando a stringere la sua morsa sul Ducato. Impiccano indistintamente chiunque si mette in testa di scappare, tacciandoli come traditori del Sacro Trono che cospirano per riportare al potere la casata dei Rosfield. E ora pare che quei bastardi abbiano preso di mira tutti i portatori troppo mansueti per reagire. È chiaro che la vecchia Marta ha capito subito l'andazzo. Si lamentava che era sempre più difficile accogliere i portatori. Ed ora è scomparsa. Se è caduta nelle mani dell'impero, saremo i prossimi. Degli spezzamaledizioni sono già sulla strada per la locanda. Velocizzeranno le ricerche. Ma se le cose si mettono male come credo, allora toccherà a te andare a salvargli le chiappe. Non temere. Li riporterò tutti a casa. E si va. Nuova missione secondaria nelle vicinanze. Ok, ma dove? Che qui non abbiamo fatto niente comunque. È lì. Bentornato, Sid. Ah, maledetta sentina. Va tutto bene? Ah, a parte i buchi nello scafo, tutto rosa e fiori. L'acqua del lago dà problemi, allora? Diciamo così. E a meno che tu non abbia un piano per ripulire il lago dalle acque nere come facciamo nell'atrio, quella fanghiglia divorerà il legno, come Tet con le crostate al limone. Una mano di pesce dovrebbe bloccare il marciume per una luna, forse, ipotizzando di avere la pece, che non abbiamo. Non più, almeno. Dubito che questa vecchia bagnarola resisterà a lungo. Certo, Obolus. La tua barca è l'unica cosa che ci colleghi alla terraferma. Senza saremmo perduti. Beh, mi fa piacere che qualcuno qui la veda così. Per fare la pece servono i pecci. Ma nel caso non l'avessi notato, le piante vive sono una delle tante cose che scarseggiano nelle terre morte. Vedi, non sono così cattivo da chiederti di disboscare una foresta lontana per portarmi il legname. Ed è per questo che ci servirà una valida alternativa.
Ho sentito dire che i tubolari spinosi delle cascate Coda di Jaguaro si ricoprono di una cera appiccicosa per intrappolare uccelli, insetti e quant'altro. Potrebbe tornarmi utile. Sembra più facile che disboscare una foresta, questo è certo. Ok. Vediamo un po'. Ah, dobbiamo andare lì. Ok, allora prima facciamo qua e poi andiamo là. Che abbattere una foresta. Solo che gli alberi non morti. Attacca! Bravo! Attacca! Ehi. Vai! Sai cosa fa? Stai giù! Vai! Sai cosa fa? No. Oh, no. Ecco! Sì. Perfetto. Dubito che Obolus ne serva più di così. Si torna a casa. Adesso torniamo alla mappa. E andiamo direttamente al... al punto dove dobbiamo andare. Rimanere qui. Ti porto da un medico, va bene? Sid, non pensavo venissi. Spero non ti dispiaccia. Secondo Otto vi serve una mano. E pare che abbia ragione. Sì, puoi dirlo forte. Gli imperiali sono piombati come una furia. Non hanno risparmiato nessuno. Marta ha cercato invano di calmarli. Ha ottenuto solo un paio di manette e una marcia forzata. Sai verso dove? A giudicare dalle tracce, verso la baia di Sorwise. All'abbazia che ospita i portatori di Marta. Che bastardi. Jill e io li seguiremo. Occupatevi delle persone qui. Certo. Ma prima che andiate, un abitante sa qualcosa. I soldati parlavano di epurazione. Non so quanto grossa, ma non promette bene. Fa attenzione, Sid. Sì, anche voi. Vediamo un po' di vedere questa parte. Cole ha ragione. Non è stata una rissa da taverna. Era un messaggio. Ma un'epurazione. I portatori appartengono all'impero. La guarnigione non ha l'autorità di agire da sola. Gli ordini dovrebbero essere giunti dall'alto. Per forza. Però ci sono troppi filmati in questo Final Fantasy. Però è bello, raga. Attacca! Attacca! Sai cosa?
così. Basta! Sai cosa fai? Guarda, lì avanti. Marta, sei ferita. Non pensare a me. All'abbazia hanno bisogno di voi. Dovete fare qualcosa. Dicci cosa è successo. Che è successo? I dannati scudi neri, ecco che è successo. Gli scudi neri? I bastardi hanno saputo che l'abate e io aiutavamo i portatori. Volevano impiccarci. Ma i malati si sono alzati dai loro letti. Quei poveretti si sono ribellati agli imperiali. Li hanno distratti per far sì che potessi scappare. Quindi potrebbero essere ancora vivi. Marta, ce la fai a tornare alla locanda? Cole lì con gli spezza maledizioni. Penso di sì. Grazie mille, Clive. Maledetti. Gli scudi neri. È una specie di scherzo perverso. C'è sempre stato un solo ordine di scudi a Rosaria. Un ordine che combatteva per tutti i cittadini. Si sono spinti troppo oltre. Persino per l'impero. Sai cosa fare? Vai! Sai cosa fare? Ora basta! Qui! Ok, dai, andiamo. Vai! Va, Torgal! Sai cosa fare? Vai! Sai cosa fare? Qui! Ci siamo quasi arrivati, dai! Siamo arrivati tardi. Forse c'è ancora qualcuno. Pensavo che non ci fosse più nessuno di voi. Assassini! Li hanno costretti a farlo. Ehi. Non sono infetti. Ah, li avrà mandati quella troia della locandiera. Cospirare con i nemici dell'impero è un crimine molto grave. E chi commette un crimine deve essere punito. Così dice la legge. Vivere nell'oscurità per epurare la notte e prepararsi ad accogliere l'alba duratura. Le nostre spade sono votate a questo. Come osi pronunciare quelle parole? Non hai alcun onore! Clive. Non ci vorrà molto. Corre, Torgal! Battuti. Va, Torgal! Per te è finita! Non mi hanno manco toccato. Quello era l'ultimo. Credo di sì. Missione completata, nubi all'orizzonte e si sale di livello? No, per poco. Soffio del vento, ok. Non ho visto l'abate, potrebbe essere ancora vivo. Ma dove?
l'abate. I portatori sono morti per lui, invocando quel poco di magia che avevano in corpo. Clive, respira ancora. Siamo amici di Martha. Vi aiuteremo. Gli imperiali sono morti? Sì. Fino all'ultimo. Quanto vorrei che fosse così. Gli scudi neri torneranno. Le epurazioni continueranno. Rosaria non sarà mai salva se non saremo noi a salvarla. Di a Martha di chiedere aiuto a Sid e dille che lei non ha colpe. Giuro che lo farò. Sid! Dove sei? Sid! Sono qui! C'è un superstite! Clive. È andato. Abbiamo seppellito l'abate, ma i portatori non dovevano morire così. No, infatti. Ma lo hanno scelto. Sapevano il destino che li attendeva e hanno deciso liberamente di affrontarlo, lottando per chi l'aveva fatto per loro. Martha ha detto che si sono alzati e hanno assalito gli imperiali per far scappare lei e l'abate. Ho raccolto i resti dei portatori. Forse dovremmo affidarli alle maree. Qui vicino c'è Salto di Riddock. È un ponte. Lì ci sono molte correnti. Se l'abate fosse ancora con noi, porterebbe lì le ceneri e terrebbe il rito. Chiederò a qualcuno di... Faccio io. Ma certo. Cole e io resteremo qui e penseremo agli imperiali. Ok, andiamo a fare anche questo. Perché raga, sono collegate, strettamente collegate ste queste, quindi preferisco farle insieme, così da offrire loro una degna sepoltura. Siamo aumentati di livello. È finita. Ma non posso camminare sull'acqua, no, eh? E come di là? Alimancie taglia 5000. Ok, mi è imbattuto in un mostro taglia. Rifugio di quale rifugio? Ok, credi che ci abbia visti Torgal? Sto dicendo, certo che ci ha visti. È un occhio fluttuante. Oh, bello tostarello lui, eh.
Che tosto sto qua però, eh? Qui! Sai cosa fare? Ok, ho stordito finalmente. Qui! Attacca! Ora Targan! Non mi riesco ad avvicinare, vai ora. Bersaglio eliminato. Perfetto. Questo non se l'aspettava. Mamma mia. Ci mancavano pure le taglie qua dei mostri. Deve essere il ponte. E adesso sono finalmente liberi. Lo spero. Per gli imperiali, invece. Abbiamo acceso una pira. Meritavano anche meno. Adesso torniamo. Cole è preoccupato per Marta. D'accordo. Ok. Molto bene ragazzi, io direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io come sempre vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E alla prossima. Ciao belli.